Quanti passi fate in una giornata? Io sempre troppo pochi, per questo ho deciso che è arrivato il momento di camminare. Stare troppo seduti aumenta il rischio di diabete, il rischio di malattie cardiovascolari e il rischio di morte per cause connesse alla sedentarietà. Una seduta prolungata è stata collegata ad alta pressione sanguigna, a colesterolo elevato, per non parlare dei vari problemi creati alle ossa e alle gambe. Eppure la nostra vita ci porta a muoverci sempre meno. Come fare? Questi alcuni consigli. Numero 1. Ogni momento è buono per camminare. Occorre sfruttare ogni occasione a disposizione, ottimizzare i tempi ed essere particolarmente determinati. Occorre sfruttare ogni momento libero per mettersi in moto e fare due passi. Ad esempio al mattino, presto, durante la pausa pranzo o ancora la sera, magari riducendo le ore passate davanti a TV e computer. E poi avere fantasia, ad esempio organizzare riunioni in piedi o ancora per i più coraggiosi organizzarsi uno standing desk, una scrivania dove la sedia non è necessaria. Numero 2. Seguire la regola dei 3 minuti. Bastano 3 minuti in piedi ogni 30 seduti per aiutare il nostro metabolismo ad affrontare una giornata in ufficio. Non è come fare attività sportiva, ma è già un passo in avanti. In 8 ore di lavoro, 3 minuti ogni 30 fanno 3 quarti d'ora in piedi ed è già un buon risultato. Numero 3. Poniamoci degli obiettivi. App e contapassi possono aiutarci a monitorare il nostro movimento e a stimolarci a superare i nostri record. Io, ad esempio, ho scelto Google Fit, un'app che tiene il conteggio quotidiano e settimanale dei passi fatti, assieme a chilometri percorsi e calorie bruciate.